6 novembre. Ariete, l'accumulo di pianeti nella vostra sesta casa solare porta una esuberanza fisica notevole, una bella carica energetica che dovete cercare di canalizzare nel modo giusto per non incorrere in sovraccarichi che invece di produrre benefici diventerebbero dannosi. Toro, ottimi influssi astrali porgono i loro favori nel campo degli affetti, delle relazioni e delle faccende di cuore. La luna armonica amplifica questa tendenza e vi regala benessere emotivo. Unico neo la dissonanza di Sole e Mercurio, che provocano un abbassamento del tono fisico e mentale. Gemelli, la giornata nasce un po' fastidiosa. Parecchie angolazioni dissonanti procurano instabilità emotiva e reazioni esagerate a piccole difficoltà. Cercate di oscurare quel malessere interiore che spesso si fa strada. Ritrovate ogni tanto il vostro spirito burlesco. Cancro, momento di grande espansione personale nel quale potete porre le basi per lanciarvi in imprese molto soddisfacenti. Oppure state già ricevendo conferme e raccogliendo qualche frutto del vostro impegno. Siate costanti nel perseguire gli obiettivi. Leone, il vostro rapporto con i beni materiali è un po' gaudente. Spendete perché esigete sempre il meglio dalle circostanze e spesso siete dotati anche di una bella generosità. Un accumulo planetario nella vostra seconda casa solare consiglia però un occhio di riguardo al portafogli. Vergine, magnifica configurazione astrale nel vostro segno, che inclina verso una notevole armonia interiore, un rafforzamento degli aspetti sentimentali e affettivi della vita. La forma fisica e vitale è buona, anche se la dissonanza di Saturno a volte tende a creare qualche fastidio. Bilancia, è con voi stessi che dovete confrontarvi. Le questioni che in questo momento salgono alla ribalta sono di natura psicologica, di revisione intima di alcune convinzioni che si stanno modificando. La calma apparente è un velo che si adagia su buone occasioni di cambiamento. Scorpione, proseguono i benefici influssi astrali di questo periodo, caratterizzato da successo e conferme, con grandi possibilità di allargare il raggio d'azione sia nella vostra attività sia in campo amoroso. La forza che avvertite denota anche un bel tono fisico e vitale. Sagittario, esistono parecchie questioni da verificare nel settore lavorativo, nell'adattamento a situazioni che riguardano la vostra indipendenza personale. Qualche problematica viaggia rallentata, ma c'è comunque un buon fermento che prelude a miglioramenti certi. Capricorno, ottimo momento per dare ascolto alle ambizioni. Troverete risorse interiori inaspettate e sarà una buona occasione per conoscere meglio voi stessi. Le sfide che affronterete saranno un campo di prova, ma concluderete il ciclo con soddisfazioni profonde. Acquario, nonostante un tono psicofisico poco brillante, potete contare sull'appoggio di Saturno, che se da un lato imposta le cose con massimo rigore, dall'altro offre continuità alle vostre azioni e una costruzione lenta ma solida del vostro futuro. Pesci, il cielo astrale presenta ottimi aspetti di Sole e Mercurio che vi caricano di energie nuove. Anche se c'è il lato, diciamo, oscuro della luna opposta che, unita ad altre dissonanze, provoca un senso di malumore e di incapacità di trovare sintonia affettiva. Buone stelle!